Chissà che cosa troviamo di strano in questo autogrill. Qui c'è il sushi formato gigante, pure qui. Chupa chups gigante. Io! Com'è, buono. Giorgia? E ora che fai? Wow! Siamo salve, Giorgia! Wow, divido sempre una piaccia! Ciao a tutti ragazzi! Ci stiamo preparando, anzi stiamo preparando le valigie perché domani mattina partiremo per le vacanze di Capodanno. Dove stiamo andando? Andremo a trovare i nostri parenti in Sicilia. Sì. Chi andiamo a trovare in Sicilia, Giorgia? La nonna e gli zii e i miei cugini. Esatto. E faremo un lungo viaggio in macchina. Poi con la macchina entreremo nel traghetto. Esatto, perché bisogna fare un pezzo di mare e ovviamente con la macchina non si può fare, quindi la macchina entrerà dentro la pancia della nave che poi ci lascerà in Sicilia, giusto? Sì! L'unica cosa, diciamo, noiosa è che bisogna quasi trascorrere 24 ore in macchina, perché il viaggio per andare in Sicilia, come dicevo prima, è lunghissimo e dobbiamo trovare un qualcosa per passare tempo. Te, per dire, Giorgia, per passare il tempo, cosa ti porterai in macchina? Il telefono. Poi? Purtroppo anche i compiti da fare. Quelli però li faremo sia in macchina, ma anche durante i giorni che trascorreremo in Sicilia. Sì. Poi, se non sbaglio, ti porterai qualche gioco, qualche libro e anche un tablet. Senti un po', invece, per caso hai già preparato la valigia? Anzi, la mamma te l'ha preparata di già la valigia? Sai che non lo so. Andiamo a vedere, dai. Eccole, esatto, guardate, qui c'è una valigia, qui c'è un'altra e qui c'è lo zaino. Per rendere il viaggio un pochino più interessante, tutte le volte che ci fermeremo in autogrill, perché a me, alla mamma, al babbo ci scapperà un po' di pipì, compreremo la cosa più strana che troveremo in quell'autogrill. E quindi, essendo che il viaggio è lunghissimo, spesso ci fermeremo in autogrill sia per riposarci o, come dice Giorgia, per andare a fare la pipì. E in quel momento sceglieremo e compreremo la cosa più strana che troveremo all'interno dell'autogrill, che può essere o un cibo o un giocattolo o un accessorio. Quindi ragazzi, continuate a seguirci, lasciateci tanti like, iscrivetevi al canale e domani vi faremo vedere tutte le cose strane che compreremo durante questo lunghissimo viaggio. Adesso Giorgia, pigiama, a letto, perché domani la sveglia è molto ma molto molto presto. Babbo, sì. Una cosa che volevo dire. Sì. Ma se compriamo tutte queste cose nel nostro grill, sì, chi paga? Pagherà la mamma. Buongiorno ragazzi, siamo in autostrada da circa 2 ore e mezzo. Giorgia si è fatta 2 ore e mezzo di sonno e tra qualche minuto, appena incontriamo il primo autogrill, ci fermiamo, così facciamo colazione, ma incominciamo a vedere se riusciamo a comprare qualcosa di particolare, una delle tante cose particolari che dobbiamo comprare durante il viaggio in Sicilia. Giorgia, sei sveglia? Sì, babbo, sono sveglia. Sto aspettando che la mamma mi metta il segnale perché voglio guardare YouTube. Giorgia, va bene, ti metto il segnale, però all'autogrill te lo tolgo, ok? Ragazzi, ci siamo fermati, finalmente questo è il primo autogrill. E qui c'è Giorgia, mamma. Giorgia ormai è quasi attiva perché ha fatto ben 2 ore e mezzo di sonno. Ora per prima cosa andrà prima in bagno, poi si fa colazione. Poi cercheremo la cosa più strana. Chissà che cosa troviamo di strano in questa autogrill. E speriamo che costi tanto, tanto paga la mamma. Come paga la mamma? Esatto, allora prendiamo la cosa più costosa. No, non è vero, no. Ragazzi, babbo, qui c'è i nani con il nome. Ok, ma non si è detto prima se andava a fare la pipì? Eh sì, è vero. Andiamo. Giorgia, com'è questo cornetto? Buonissimo. Come l'hai preso, Giorgia? La Nutella. La mamma? Nutella. E io invece l'ho preso con la crema. Ora ci prendiamo in mamma un bel caffè e poi si va alla ricerca dell'oggetto o del cibo più strano. Bene ragazzi, abbiamo terminato di fare colazione e ora si va alla ricerca della prima cosa strana.
Giorgia, andiamo, dobbiamo prendere la cosa che non si può trovare nei negozi normali, va bene? Allora, questo Giorgia l'ha già comprato tempo fa. Questo pure. Ragazzi, purtroppo ancora non abbiamo trovato nulla di strano e interessante, vero babbo? Sì, è vero. Oh, guarda qui Giorgia. Compriamo. Vai, trova anche te una posizione come loro. Fai la quarta. Allora, abbiamo detto che puoi trovare o un giocattolo o un cibo, può essere anche un cibo che non si trova a giro, Cosa ho visto? Cosa hai visto? Questo per dire nei negozi vicino a casa nostra non si trova. Vero. Io direi di cercare ancora qualcos'altro e poi eventualmente la prendiamo. Ok. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, Giorgio ha comprato una cosa che non si trova facilmente nei negozi normali. Lo potete sempre trovare invece negli autogrill. Che cosa ha comprato? Ve lo facciamo vedere tra qualche minuto. Voi continuate a seguirci per scoprire che cosa ha comprato e lasciateci tanti like. Il tempo è ora di salire in macchina e vi facciamo vedere, Giorgia, che cosa ha comprato. Giorgia, è arrivato il momento. Puoi aprire? Aspetta, fai vedere prima che cosa hai preso. Che cos'è? È un boxer di Stitch. Perché io adoro Stitch. Però sono troppo curiosa di sapere cosa c'è dentro. Lo posso aprire? Ebbene sì! Vai, facciamo vedere anche agli amici da casa che cosa c'è dentro questo box. Non riesco. Tira fuori la prima cosa. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che bello! È tipo un puzzle! Sì, è bellissimo! Che profondo! Che cos'è? Non lo so! Andiamo! È un libro! Un libro, bene! No, 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 non è un libro da leggere, è un libro con tanti indovinelli dentro! Ah, forte! Dopo lo guardiamo, ok? Uno squalo! Oh, uno squalo! Perché? Sì, perché Stitch è la padrona di Stitch che ha trovato Stitch. Vive vicino al mare e qui c'è uno squalo. Ecco ragazzi, ci siamo fermati di nuovo. In questo momento ci troviamo all'autogrill di Salerno. Ci siamo fermati perché abbiamo tanta fame ed è ora di mangiare, ora di pranzo. Ma ricordiamoci che poi dopo, finito di mangiare, che cosa dobbiamo fare? Comprare qualcosa di strano. Ok, allora prima abbiamo trovato un box con delle cose da dentro. Sì. Io direi questa volta invece di trovare un qualcosa di cibo strano. Qui c'è il sushi formato gigante pure qui. Poi qui, non lo so, chupa chups giganti. Ma per questa volta voglio scegliere il sushi. Giorgia, sei sicura di scegliere il sushi? Te non mangi neanche la carne, pensa ai sushi. Sei sicura allora? Sono sicura, babbo, ma è a caramella. Guarda questo, Giorgia! Non ci sono! Il babbo! Ma sì, ma qui ci sono scritte diverse! No! Ci sono tre di questi e un pacco di questi. Questi al supermercato non l'ho mai visti. Ragazzi, Giorgia ha scelto la cosa da comprare, un cibo strano da mangiare. Il tempo di pagare, si va in macchina e vi faremo vedere che cosa ha scelto. È un cibo e che dovrà anche mangiare, chissà se gli piacerà. Boh, continuate a seguirci. Guardate ragazzi, alla fine che cosa ho preso. Il mini candy sushi. Sono curiosa di assaggiarlo, perché in realtà io non l'ho mai assaggiato. Allora, questa cosina che non so cos'è. Com'è? Di che fa? Di limone. Però molto buono. Dalla faccia non si direbbe. Buono. Non sembra mai buono. Non sembra, esatto, hai detto bene. Anche adesso non sembra proprio che sia buono. Adesso voglio assaggiare i noodles. Giorgia, ci sono rossi e gialli. Vediamo, quello rosso di che sa? Nulla. Quello giallo?
schifo. Insomma, la scelta di questo vassoio di sushi non mi sembra proprio ottima, eh. Un po' fa schifo, un po' non sa di niente. Babbo? Sì? Ti tocca a te il vassoio di sushi. Perché? È perché fa blè. E perché lo devo mangiare io se fa blè? Perché te mangi tutto, no? No, no, mangi tutto le cose buone, le cose che fanno bene non li mangio, Comunque, Giorgia, questo vassoio di sushi mettilo da parte, perché tra un po' ti fa male la pancia a quante schifezze stai mangiando. Sono le 2, dovremmo arrivare alle 20:21, cioè mancano ancora circa 6 ore di viaggio. Allora, visto che manca ancora tantissimo, mi riposo un secondo. Anzi, un secondo, almeno un'oretta. Buonanotte babbo. Buonanotte. Buonanotte mami. Ok ragazzi, abbiamo trovato un autogrill che è veramente mini. È tutto questo. Dimmi amore. Ho trovato questa cosa strana. È un Mentos. Sì, ma hai visto, è un ippopotamo che tiene in mano un Mentos. Chissà come mai però. Boh, perché ho scoperto che c'è una collezione. Questo, guarda questo. No. Questi sono i Kellogg's, quelli americani. Cosa hai visto? Sempre lo stesso, ciuccio. Questo chi è? Buzz Lightyear. Esatto, di chi? Di quale cartone animato? Toy Story. Brava. Maxi, sì. Guarda Giorgia. Guarda. Guarda quant'è. E vediamo, è alto quanto deve, vediamo. Esatto. Vabbè, allora ci prendiamo 5 minuti per valutare cosa prendere in questo autogrill e poi in macchina vi faremo vedere Giorgia che cosa ha preso. Voi continuate a seguirci e lasciateci tanti like. Come vedete ragazzi, siamo di nuovo in autostrada, abbiamo fatto tutto e abbiamo anche comprato un altro oggetto strano. Giorgia, sei pronta a far vedere ai nostri amici qual è quest'altra cosa che hai comprato in autogrill? Sì. Vediamo. E ha comprato questo grandissimo peluche. Siccome a casa ne abbiamo pochi di peluche, e dice compriamone un altro. Comunque questo è veramente strano, perché a giro nei toys non si trova. Giorgia, ci spieghi che cos'è? Sì. È praticamente un ippopotamo che tiene in mano le Mentos. E ce ne sono molti altri, tipo la gallina con le patatine. E ci sono molti altri tipi e sono collezionabili. Ok, e tu hai preso oggi quello? Con le Mentos. Ti piace? Un sacco, e lo chiamerò Mentina. Mentina? Che nome originale, Giorgia, Anche il nome è strano. Ah, ok. Bene ragazzi, allora mancano veramente diverse ore ancora per arrivare a casa. Probabilmente ci fermeremo ancora in qualche autogrill prima di arrivare a casa nostra in Sicilia a trovare i nostri parenti. Il problema è che però adesso in questo momento ci siamo fermati. Vi faccio vedere, siamo fermi. Cioè eravamo partiti da 2 minuti e ci siamo fermati. Ci sarà un incidente? Mamma, cosa ci sarà? Allora, sicuramente non l'ho provocato io, non sono stata io, perché ho iniziato a guidare ora. Esatto. Quindi in 2 minuti è che... Ho guidato io 6 ore e non è successo nulla. Ho messo la mamma al volante e ci siamo fermati. Guardate. Ragazzi, se vi piacciono tutte queste cose che stiamo comprando strane, lasciate tantissimi pollicioni e continuate a seguirci per vedere che altre cose compreremo. Salvo, vedi se ti riesci a zittirla un attimino, È un'ora che va avanti così, Sempre la stessa, Giorgia! Ma sempre la stessa canzone, basta un po', no? Mamma, che ci posso fare? Mi piace, è la nostra canzone. Anzi ragazzi, se non l'avete ancora ascoltata, dopo questo video andatela subito ad ascoltare. Si chiama Avventure in Famiglia. Babbo, si dica invece no! Mi sa che ci dobbiamo fare il viaggio così, Aiuto! Ragazzi, siamo fermi in un altro autogrill, siamo quasi a Reggio Calabria, quasi a prendere il traghetto.
e abbiamo trovato un altro autogrill dove comprare qualcos'altro. Ma dimmi, Giorgio, non è una Barbie con la protesi alla gamba? Eh sì, amore, eh. Babbo, questa macchina devi comprare, però vera, che la puoi per usare. Me o per te? Per te, che la puoi usare. Ah, ok, ah, vera, nel senso vera, sì. Ok, ok. Ti ricordi questo qui ci sono due bel pacco enorme di pasta? Sì, c'avevamo questo e c'avevamo anche questo. Però questo qui ora lo sto usando come salvadanaio, è un salvadanaio. Mm-hmm. Giorgia, hai visto qualcosa allora? Ci sono le Big Bubble. Me le compri queste? Un'altra schifezza? Mamma, babbo, questa qui me l'ha comprata, è strana. Eh sì, strana è strana perché nei negozi non lo vendono un Big Bubble XXL. E gliele compriamo? Okay, gliele compriamo solo se quando arriviamo condivide con i cuginetti un po' di chewing gum. Giorgia? Sì. Non ci ha pensato tanto. Giorgia, allora facci vedere per bene questa mega confezione di Big Bubble. Ma quante ce ne sono dentro? Allora, vediamo se lo capisci. Fammi fare il conto. Ci sono 3 dei normali, 3 di questi multicolor. Quindi, falla vedere su. 3 più 3, 6. Più uno di questi, ce ne sono... Mazzo, 7 pacchetti. Infatti guarda, qui c'era scritto in fondo. Ah, vabbè. 7 pacchetti. Ok ragazzi, ho aperto il fondo perché volevo assaggiare questa. Ma che gusto è? C'è scritto? No. Però c'è scritto che è blu. Come blu? Di solito sono rosa. È blu, è vero! Io! Com'è buona. Giorgia? Blè! E ora che fai? Di che sa? Di limone! Di limone con i calzini sporchi del babbo. Grazie amore, ti voglio bene. Non è vero, i miei calzini non sono mai sporchi, perché li cambio sempre, giusto? Voglio sputare. Provo a fare una bolla. Niente, sei scarsa, va bene. A questo punto ragazzi ci rimettiamo in marcia perché sennò in Sicilia non arriviamo mai. E spero di non fermarmi più negli autogrill perché ci stiamo lasciando un sacco di soldi. Ha capito Giorgia? Ragazzi finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a Villa San Giovanni. E ora, come vedete laggiù in fondo, c'è una grossissima nave dove entreremo dentro con la macchina e poi ci porterà finalmente dalla nonna Antonia, la nonna di Giorgia. Giorgia, sei contenta? Sì, babbo, sono contentissima. Ragazzi, finalmente siamo arrivati. Ieri sera non ce l'abbiamo fatta, siamo andati direttamente a dormire perché si era fatto veramente veramente tardi, come avete visto anche nel video. Qui c'è la Giorgina, tutta contenta, ben riposata. E qui dove noi staremo in questi giorni di vacanze per il Capodanno. A questo punto direi di far vedere ai nostri amici la nostra casettina e poi andiamo con la chiusura. Che dici? Ok. Andiamo. Oh, mi aspetti? Ah, grazie. Oh, ragazzi e ragazze, guardate, questa è la nostra casettina per questa settimana. Allora, vi faccio fare il tour. Ah, siete che ci fa fare il tour? Sì. Perfetto. Ragazzi, Giorgia ci fa fare il tour. Questa è la cucina con tanto di posate. Certo. Poi qui ci sono i forni. Forni. E frigorifero. Che è ancora tutto vuoto perché dobbiamo andare a fare la spesa. Sì. Poi qua c'è il bagno già sporco perché l'abbiamo già usato. Ecco, qui c'è la camera dove dormono mamma e babbo. Anche se questa notte te hai dormito con la mamma. Qui in questo lettone con la mamma, mentre io ho dormito, faglielo vedere te. E questa è la camera dove ha dormito il babbo. Ok, io questa notte ero in castigo e dormivo qua. Comunque questa è la camera di Giorgetta. Poi, come avete visto, questa diciamo è la sala pranzo con cucina con divano. Ma adesso Giorgia, facciamo un piccolo riassunto di tutte le cose che abbiamo comprato strane negli autogrill. Strane si intende quelle cose che magari nei negozi tutti i giorni non si trovano. Partiamo con la prima cosa comprata in autogrill. Il box di Stitch. Dentro c'era questo squaletto. Poi c'era una bustina, io ho trovato questa, ho trovato lilla. Poi questo puzzle
che sì, lo devo ancora risolvere. Poi c'è questo librino che dentro ci sono tutti gli enigmi da fare. Mentre ora vi facciamo vedere il secondo oggetto o cibo che abbiamo comprato nella seconda fermata all'autogrill. Il sushi! Il sushi di caramelle, se non sbaglio, sì. Che ancora è rimasto un po' di roba perché non è così tanto buono, è vero Giorgia? A me piace. Sì, io ne ho assaggiato uno ieri, non è così tanto super buono, però non lo so. Sono caramelle, non è caramella. Sushi normale. Esatto. La terza cosa invece che abbiamo comprato nel terzo autogrill è l'Elementos! Con l'ippopotamo che tiene l'Elementos in mano. E questi sono? Collezionabili! Perché ce ne sono diversi con diversi animali e diversi tipi di cose che tengono nelle mani. Per dircela qualcuno che... La gallina c'ha le Pringles in mano. Mentre per ultima cosa, al quarto autogrill abbiamo comprato le Big Bubble XL con tre gusti. Sì. No, sette. Sette perché... gusti. Guarda. No, non sono sette gusti. Sono tre gusti, quello classico, quello alla fragola e poi quello che tu ieri poi hai buttata subito perché non ti piaceva. Sì. A questo punto ragazzi abbiamo terminato la nostra avventura, scriveteci nei commenti quale di questi oggetti o cibi che ha comprato Giorgia vi piace di più. Invece io sono curiosa di sapere se siete mai andate nelle autogrill e che cosa avete comprato. Se sono curiosissima, scrivetelo nei commenti. Se questo video ragazzi vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. Ma soprattutto andate ad ascoltare la nostra nuova canzone, La festa dei bambini. E io, Giorgia, con mamma Cinzia che è dietro la telecamera vi salutiamo con un grande wow! Ciao! Dai, Giulian, dove voglio io, dove sono? Dammi! Buon Natale a te che canti, è la festa dei bambini. Buon Natale in compagnia, il più bello che ci sia. Buon Natale insieme a noi, che pensiamo sempre a voi. Tutto bene la Giorgina, ho un presentimento strano. Hai ragione la vicina, è scappata via lontano.